Salve, oggi vi parlo di Knulp, un racconto, romanzo breve di Hermann Hesse che nella versione che ho io, che è di circa 40 anni fa, è insieme ad altri due racconti, ma io vi voglio parlare solo di Knulp. Chi è Knulp? Knulp è un vagabondo, è uno che gira per le valli, per i paesi del Baden-Württemberg, della bassa Germania o della Svizzera, e che va a trovare, nel suo vagabondaggio di questo breve racconto, va a trovare dei suoi ex compagni o amici, persone che conosceva quando era molto giovane. E in questo libro, che è stato scritto prima di Demian, abbiamo sempre i soliti temi del contrasto tra la vita irregimentata in un lavoro e la vita libera del vagabondo, il quale vagabondo rifiuta ogni tipo di gabbia, sia di tipo sociale, sia di tipo del matrimonio, sia di tipo religioso. Lui vuole la sua libertà. Ma in questo contrasto che si vede negli incontri tra Knulp e i suoi ex amici o compagni, non si trova quella violenza, quel dolore, quella lotta tra concezioni diverse. Chiaramente si evidenzia che queste persone, questi suoi compagni che si sono sistemati, che hanno un lavoro, che hanno una famiglia, in qualche modo a volte lo guardano con un po' di un tono di superiorità, però non sono negativi nei suoi confronti, anzi gli danno qualche cosa, c'è chi gli regala qualche spicciolo, c'è chi gli mette a posto gratuitamente una giacca, c'è chi, come il suo amico che è diventato medico, lo ospita a casa, gli dà da mangiare, lo cura e addirittura gli trova un posto in un ospedale per curarlo meglio i suoi problemi, per curare meglio i suoi problemi di tipo polmonare. Lui però rifiuta questo, però è corretto e coerente. Per esempio, lui quando vede che la moglie del Conciapelli, che l'ha ospitato, in qualche modo gli fa delle offerte di tipo sessuale molto chiare, lui rifiuta perché non vuole né offendere lui avvertendolo, né offenderlo cedendo a queste profferte. Quando lei gli fa capire che lo aspetterà alzata al suo arrivo dalla sua serata fuori, lui cosa fa? Vi leggo il brano. Pescò dunque la chiave dal nascondiglio, aprì cautamente la porta come un ladro, la rinchiuse dietro di sé senza far rumore, stringendo le labbra, e la rimise al posto usato. Poi salì le scale in calze, con le scarpe in mano, vide luce dallo spiraglio della porta accostata e udì il calmo respiro della padrona addormentata sul divano per la lunga attesa. Salì in camera sua in perfetto silenzio, la chiuse bene dal di dentro e si coricò. Ma l'indomani, ormai era deciso, sarebbe partito. E quindi lui evita di fare un danno al suo amico. Il suo rifiuto di accettare la vita borghese arriva al punto da rifiutare anche di andare in ospedale. O meglio, accetta l'offerta del suo amico medico di essere ricoverato. Si fa trasportare con un carretto fino al paese dove c'è questo ospedale, però quando viene messo giù non ci va, rinuncia ad andare in ospedale perché si vede appunto chiuso all'interno di questa struttura che lui non accetta e riprende a vagabondare. Ora, l'ultima parte è la parte più interessante, perché lui non sta bene, naturalmente, e a un certo punto, verso la fine del libro, ha un dialogo con Dio. E all'inizio lui sembra che si lamenti delle sue condizioni, nel senso che dice, ma io avrei potuto diventare questo, quest'altro, ero molto bravo, ero assolutamente uno dei migliori della classe, e invece sono diventato soltanto un vagabondo, no? E quindi sembra lamentarsi con Dio, ma Dio gli dice alcune cose che sono molto molto interessanti. A un certo punto gli dice, ora devi essere contento, lo esortava Dio, a che serve lamentarsi? Non riesci davvero a comprendere che tutto si è svolto giustamente e nulla avrebbe dovuto essere altrimenti? Vorresti proprio essere un signore o un capo operaio e avere moglie e figli e leggere la sera e settimanale?
Non scapperesti subito per dormire nel bosco con le volpi e tender trappole agli uccelli e addomesticare lucertole? Quindi gli fa capire questo. Più avanti dice, vedi, non mi potevi servire se non come sei. In nome mio hai girato il mondo e hai potuto recare ai sedentari un po' di nostalgia della libertà. In nome mio hai fatto sciocchezze e ti sei fatto schernire. Io stesso sono stato schernito e amato in te. Tu sei figlio e fratello mio, e una parte di te e nulla gustato e sofferto che io non abbia gustato e sofferto con te. E a un certo punto la domanda finale è questa. Dunque, dice Dio, dunque non hai altre lamentele? Domandò la voce di Dio. Nessuna, replicò Knulp ridendo timidamente. E tutto sta bene? Tutto è come deve essere? Sì, tutto è come deve essere. Ecco, io credo che in questo racconto, romanzo, ci sia una sintesi serena che in altri romanzi successivi, poi di Hermann Hesse, non ci sono. Questa difesa, questa esaltazione del vagabondaggio puro, non delle passeggiate come in Peter Kamenzin, ma proprio del vagabondaggio puro e del rifiuto, sia fantastica la sua accettazione. E quando sono arrivato a questo punto mi è venuta in mente una canzone. Una canzone che molti conoscerete e che immagino voi possiate anche riconoscere. Speriamo si senta. Adesso comincia la parola. Non so se l'avete riconosciuta, vi invito a riascoltarla, lo trovate su YouTube molto facilmente. È il suonatore Jones di Fabrizio De André, che lui ha tratto naturalmente dall'antologia di Spoon River e ha pubblicato in un disco, Non al denaro, non all'amore né al cielo, e parla di questo suonatore. Perché mi è venuto in mente il suonatore? Perché lui non ne parla più di tanto, era un bravo ballerino e faceva divertire la gente ballando anche, e quindi è felice alla fine della sua vita, come è felice alla fine della sua vita il suonatore Jones, che dice rimpianti nulla, no, non mi ricordo l'ultima frase esattamente, andiamo a sentire che cosa dice alla fine, eccolo qua, sentite. Esauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto. Suonatore Jones, come Knulp di Hermann Hesse, non hanno rimpianti per la loro vita di vagabondaggio. A questo punto io sarei molto curioso di sapere se Fabrizio De André ha mai letto Knulp di Hermann Hesse, ma questo non lo saprò mai e non lo sapremo mai. Arrivederci.